Queste sono piante del viale di superficie. Il viale di superficie non è larghissimo, è 59 metri. L'abbiamo disegnato con 3 più 3 corsie, con situazioni che variano, con alberatura al centro, con sotto l'autostrada. Ecco, questo è in sintesi un pensiero sul Corso Marche. Vedete Tupinigi, vedete dei percorsi che si possono realizzare attraversando il Parco del Sangone per arrivare alle soglie di Stupinigi. Qui vedete il sistema di Mirafiori. Ho immaginato che ci potesse essere una grande piazza Mirafiori sul retro, cioè sul fronte nuovo, e all'intorno ricerca, università, design, eccetera, attraverso i programmi fatti da università e FIA stessa. Il Parco delle Cascine è forse, secondo me, la cosa più preziosa che in questo momento Torino possa offrire ai suoi cittadini. È niente per alcuni. Ma se uno lo guarda attraverso un percorso che fa rivivere i tempi e i modi della storia torinese, beh, questo è un esempio che sta all'altezza dei grandi monumenti. Ma non vi è dubbio che se si riuscisse a tenere un parco agricolo dentro la dimensione della grande città, questo sarebbe un privilegio che solo alcuni paesi del nord sono riusciti a conservare grazie a una cultura e uno sviluppo di tipo diverso. Ma non vi è dubbio che potrebbe essere una presenza importante, così come questo è un altro parco. Sta tra la città universitaria, il trasferimento in questo luogo delle facoltà scientifiche, la città della salute, se si riesce a contenerla in questo minore spazio. E allora questo diventa il parco dove si esplicano tutte quelle attività che i giovani di oggi, anche i meno giovani, anche gli anziani, vogliono esplicare all'aria aperta. È anche possibile fare un lago qua. Ci sono ancora le bealere che portano l'acqua. Allora questa condizione di ambiente che viene a sostenere e a comporsi con le strutture importanti nuove, secondo me è una composizione che non può che alludere a tempi futuri, visto che nel passato sono stati assai trascurati. Questi segni vogliono dire allineamento, qui è la parte costruita lungo Corso Francia, quindi la parte dove più si conforma secondo tradizione, diciamo così, il viale. Qui c'è una trasformazione prevista e richiesta dalla società Alenia. C'è una richiesta interessante, che è quella di fare il museo aerospaziale. Allora, il Museo Aerospaziale appartiene a quella categoria di funzioni e di attività in cui Torino ha eccellenza, ha qualità alta. La Valle della Dora, l'attraversamento della valle e allo stesso modo percorsi. Percorsi, questi sono strade, stradine semplici, senza esagerare. Vai in auto, vai in bicicletta, vai a piedi, attraversi dei posti il più possibile ameni. E infine Venaria, con le risorse che Venaria può mettere in campo.